proprio una bella giornata per la manifestazione che dobbiamo fare, che tutti gli anni si ripete ormai da 15 anni. Tra l'altro quest'anno è un anno particolare perché sono 20 anni che Casale svolge attività e per questa occasione abbiamo scelto anche un albero intonato alla manifestazione, cioè un ciliegio. Piantiamo quest'albero nel parco del Casale perché ricorda che tutti i soggetti, sia associazioni che singoli, hanno contribuito alla realizzazione di questo parco. Adesso siamo andati al vivaio e stiamo riportando l'albero. Il Casale era una struttura agricola in tutta questa zona, tutta la zona sud-est di Roma, erano pezzi di terra che venivano coltivati di proprietà o di grandi proprietari terrieri o dei singoli cittadini. Dal 1965-70 cooperative o anche costruttori, sulla base di un piano regolatore approvato dal comune, hanno cominciato a costruire. E questa zona, questa che inizialmente si chiamava Casilino 23 e oggi si chiama Villa De Santis, era una zona di queste. Negli anni 70 il Casale resta abbandonato, non svolge più la funzione che ci aveva prima, cioè di casale agricolo. Intorno ci sono i palazzi e questa struttura va in decadenza. I cittadini si riuniscono cercando di utilizzare così come meglio possono, dando anche una mano a rimetterlo a posto, però questa struttura non c'ha una vita propria, diventa preda di spacciatori, di piccola delinquenza, e solo in quel momento i cittadini prendono le redini in mano e in qualche modo costringono sia il comune che la provincia a rimettere a posto questa struttura. Hope there's someone who take care of me. When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. L'esperienza del Casale Garibaldi, come lo conosciamo oggi, si avviò nel 1988 su iniziativa di un gruppo di cittadini, tra cui molti giovani, che avevano dato vita all'esperienza dell'Associazione Culturale Pierpaolo Pasolini, con l'obiettivo di dare a questo quartiere un punto di riferimento dal punto di vista delle iniziative socio-culturali. È un quartiere che ha un progetto importante dietro, ma che aveva assunto le connotazioni di un quartiere dormitorio. Questo casale avrebbe dovuto essere ristrutturato in base ad una convenzione che era stata stipulata tra provincia e comune e non era stato fatto nulla. Quindi una struttura abbandonata in un quartiere che ha bisogno di strutture, la logica conseguenza è stata quella dell'iniziativa sociale, politica, per rimettere in moto i meccanismi burocratici. Decidemmo di occupare questo casale per 40 giorni, un'occupazione che portò noi a fare delle iniziative, proiezioni di film, musica, un veglione di Capodanno, raccogliemmo anche dei fondi per un terremoto che c'era stato all'epoca in Armenia, nell'ex Unione Sovietica. E quindi con questa iniziativa si riuscì a far ripartire i lavori. I lavori furono completati all'inizio del 1990. Nel frattempo fu deciso dalle istituzioni che questa struttura sarebbe stata gestita temporaneamente da un gruppo di associazioni. Queste associazioni rappresentavano un po', ecco, il panorama del quartiere, quindi erano rappresentative delle varie sensibilità.
Il 9 aprile 1990 fu inaugurata la gestione del Casale Garibaldi grazie ad un protocollo d'intesa da parte di queste cinque associazioni, che erano appunto la Pierpaolo Pasolini, il Dopolavoro Ferroviario, le ACLI, l'Associazione per la Pace e la Comunità di Capodarco. Quando occupammo il casale nell'88, quest'area dove siamo adesso era un'area abbandonata e piena di sterpaglie, di immondizia, copertoni, resti di auto, carcasse varie. Decidemmo di bonificarlo ovviamente e decidemmo anche di risistemare il parco. Fu fatto un progetto e fu avviata una campagna di sottoscrizione tra i cittadini per raccogliere i fondi necessari. Chiamammo la campagna Adotta un albero perché a ciascuno fu chiesto di farsi carico dell'acquisto di uno specifico albero nell'ambito del progetto elaborato. Cosicché oggi in questo parco ogni albero ha il nome del suo adottante, anche io il mio. Di tutto il lavoro svolto, quello della risistemazione del parco probabilmente è quello che è più appariscente, più evidente agli occhi di tutti, perché davvero questi metri quadrati intorno a noi sono davvero molto molto diversi da come erano 20 anni fa. Adottavi sempre uguale, provalo, che non va mai spostato, rimane sempre uguale. Subito dopo l'occupazione la provincia rifinanzia i lavori che ci sono da fare per terminare la ristrutturazione completa del casale. Nel frattempo le associazioni esistenti nel quartiere si costituiscono in un coordinamento. La provincia nel maggio del 90 affiderà proprio al coordinamento il progetto La periferia fa centro, anche in virtù e grazie al dibattito che si svolge per l'assegnazione a associazioni e centri sociali di spazi pubblici per iniziative culturali e in special modo nelle periferie. Le iniziative che costituivano il progetto La periferia fa centro erano un laboratorio teatrale diretto da Alfio Petrini della Camera Rossa, una serie di concerti e una rassegna cinematografica di film e di cartoni animati. Tutte le iniziative facenti parte appunto del progetto terminano a maggio del 1991. L'altra parte del progetto era costituita da un'indagine sociologica sui bisogni culturali degli abitanti del quartiere Casilino 23. Alla fine del progetto della periferia fa centro, le iniziative continuano e si moltiplicano. Oltre i tre temi centrali del progetto, cinema, teatro, musica, si aggiungono gli scacchi, corsi di danza afroamericana, concerti polifonici, concerti di poesie, tutte le attività saranno autofinanziate. Il laboratorio teatrale nasce al Casale Garibaldi negli anni 90. Al termine di ogni laboratorio teatrale, l'estate, veniva realizzato uno spettacolo aperto a tutto il quartiere, che ha riscosso sempre molto successo. Ad esempio, Così è se vi pare di Pirandello, Dal caos chi vivo e chi morto, sempre di Pirandello. Da Shakespeare abbiamo realizzato Il sogno di una notte di mezz'estate.
Successivamente i partecipanti hanno dato vita a un gruppo teatrale scegliendo di anno in anno il regista o comunque il docente con cui volevano collaborare. Con il passare degli anni alcuni partecipanti hanno sentito proprio l'esigenza di costituirsi in compagnia e quindi è nata la compagnia Giù la maschera e poi con il passare del tempo diciamo che dalla compagnia teatrale amatoriale alcuni attori che hanno seguito questo percorso hanno poi sentito l'esigenza proprio di intraprendere un discorso professionale, per cui per alcuni è diventato proprio un lavoro. E il Casale Garibaldi attraverso il laboratorio teatrale ha permesso alle persone del quartiere, ma anche a persone che venivano da altri quartieri di Roma, di avere accesso ad attività culturali e questo è stato molto importante perché ha coinvolto persone che altrimenti non avrebbero mai avuto questa opportunità. Cinema al Casale Garibaldi si è ricostituito nel 2008, prendendo però l'eredità di un gruppo di giovani appassionati di cinema e arti visive, costituitosi nel 1994, chiamato Cinema Arte. Già dai primi anni di vita del Casale il cinema è stato uno strumento importante di aggregazione culturale che in qualche modo prima era inesistente nel quartiere. Tra le varie iniziative realizzate dal gruppo Cinema Arte, quello che maggiormente spicca sono sicuramente le rassegne cinematografiche, sia quelle svolte all'interno del Casale, come Telecommando ed Effetto Notte, che anche quelle realizzate come arene estive all'esterno del Casale, come Cinema Sotto le Stelle. Entrambe hanno avuto un ottimo successo di pubblico e di partecipazione attiva del quartiere. Importanti sono stati anche gli ospiti che sono intervenuti alle rassegne cinematografiche. Registi come Carlo Rizzani e Giuliano Montaldo sono intervenuti alla fine della proiezione dei loro film rispondendo alle domande del pubblico. Ora il gruppo di lavoro del cinema al Casale si è riformato per cercare nuovamente di mantenere quell'aggregazione culturale che era già delle precedenti attività cinematografiche qui al Casale e nello stesso tempo anche cercare di fornire una fruizione più consapevole del dispositivo cinematografico, quindi fornire anche in qualche modo delle chiavi di lettura del mezzo cinema attraverso appunto la presentazione dell'opera, attraverso delle rassegne cinematografiche mirate. Le attività più importanti che si sono tenute sono quelle riguardanti la solidarietà, dal Messico alla Palestina, alla Russia e tante altre. Una che ha lasciato un segno profondo in ognuno di noi è stato il gemellaggio con la Casa della Cultura di Nichero. Abbiamo recuperato qui al Casale medicinale e strumentazione chirurgica e anche del materiale scolastico da portare in questa cittadina di Cuba. Casale Garibaldi, dopo alcuni primi periodi, ha trovato una sua stabilità con la costituzione dell'Associazione Culturale Casale Garibaldi. Noi all'inizio avevamo diciamo, due strade, due prospettive. Una era quella di dividerci gli spazi, che era forse la più semplice. Noi abbiamo cercato di intraprendere la strada più difficile, cioè quella, pur essendo di sensibilità diverse, di origine diversa, di stare insieme e di vedere, magari litigando, di trovare quelle iniziative e quelle, diciamo, quei programmi che ci potevano unire per dare al quartiere l'immagine di un gruppo coeso che si occupava di un discorso di cultura. Quindi la scelta che noi facemmo nel 1993 di costituire l'Associazione Culturale Casale Garibaldi è stata la scelta importante che ha determinato poi tutto il resto della vita dell'associazione, tenendo conto che noi nello statuto abbiamo messo anche una cosa importante: oltre alle associazioni
c'era anche la partecipazione attiva di coloro che usufruivano delle iniziative del Casale, i quali ogni anno hanno fatto un'assemblea determinando due membri del direttivo. Ovviamente durante questo periodo ci sono stati dei cambiamenti all'interno anche della composizione, che sono poi anche i cambiamenti che avvengono all'interno di un quartiere che cresce e quindi con associazioni che magari hanno un certo periodo di vita e poi scompaiono, altre che si formano e che quindi poi subentrano a quelle che se ne sono andate. Per dire il discorso della continuità, sono subentrati il coro Città di Roma e il gruppo vocale Il Mosaico. Il coro Città di Roma è stato fondato nel 1979. Prima di arrivare al Casale Garibaldi, noi avevamo sempre cercato un posto dove poter così estrinsecare la nostra voglia di cultura, ma anche un posto dove poter provare. Effettivamente il Casale Garibaldi per noi ha rappresentato proprio la sintesi di questi nostri due desideri, perché qui abbiamo trovato la possibilità di espanderci e di diffondere la cultura musicale del canto polifonico, ma anche di trovare un posto adatto per poter provare. Nel 1997 il coro Città di Roma prende la presidenza dell'associazione culturale e lì in questi anni soprattutto la collaborazione culturale con il Casale Garibaldi è diventata molto più stretta, perché naturalmente siamo sentiti anche noi protagonisti di quello che succedeva all'interno del Casale. All'interno di questa esperienza culturale è sorto anche un coro di bambini, il coro Benjamin Britten, che è risultata poi l'esperienza più significativa di comunicazione con il quartiere, nel senso che questi bambini naturalmente venivano da questa zona ed erano inseriti in una realtà di quartiere e quindi poi hanno cominciato a cantare e hanno anche addirittura prodotto alcuni CD. Finalmente nel 2001 c'è stata la firma della convenzione tra l'Associazione Culturale Casale Garibaldi e il Municipio Roma 6, che nel frattempo aveva avuto dal comune a cui era stato passato dalla provincia l'affidamento di tutta la struttura. L'affidamento, oltre che a costituire un riconoscimento di natura giuridica, ma era anche un riconoscimento di tutte le iniziative che erano state fatte sia all'interno sia anche dalle tutte le altre associazioni del territorio che hanno usufruito degli spazi del Casale con piena libertà e soprattutto anche perché l'associazione è sempre stata autonoma anche sul piano dei finanziamenti. Casale oggi festeggia 20 anni, da quando le associazioni hanno messo piede dentro al Casale, ed è diventato credo un fiore all'occhiello di tutto il municipio. Mi auguro proseguirà per altri 20, 30, 50, 100 anni. Buonasera Casale. Sì? Sta arrivando un fax. Il Casale ha circa 485 soci effettivi, quest'anno ne abbiamo avuto 485, il prossimo anno penso senz'altro ne avremo più dei 550. La mattina ci sono circa 80 persone che fanno ginnastica e poi bisogna preparare il salone, perché qui si comincia il lunedì con la ceramica, il martedì pittura su porcellana, il mercoledì pittura semplice e via via tutti gli altri corsi. Pertanto questo saloncino dal lunedì mattina fino a venerdì sera è in continuo fermento sia di persone che di cose. Poi abbiamo 9 persone della ASL che vengono quest'anno qui, che vengono a fare taglio e cucito in inglese, chi pittura e chi ceramica. Dal 2002 abbiamo adottato anche un bambino che viene da Holville, dal Sudafrica, vicino a Johannesburg. Questo bambino l'abbiamo adottato dalla seconda elementare, adesso già fa le scuole superiori. Il ragazzo si chiama Misi Bisi e ogni tanto ci scrive delle belle lettere. Quest'anno
A dire la verità mi sono anche commosso perché ha scritto questa bella lettera chiedendo un pallone. Nel Casale Garibaldi abbiamo anche la saletta musica per prova, gruppi, che infatti spesso sabato e domenica ci sono dei gruppi giovanili che vengono a provare. E poi la sala è adibita durante la settimana per il pianoforte, la chitarra, e la batteria. E l'anno scorso avevamo anche il violino, che quest'anno non ha preso piede. Intorno al 1991 un gruppo di ragazzi che era interno al Casale Garibaldi, in particolar modo interno all'Associazione per Paolo Pasolini, amanti della musica e comunque iniziavano a suonare in quel periodo, hanno deciso di inventarsi un progetto di una sala prove, e che era funzionale sia all'allestimento di una sala prove con l'obiettivo anche di una sala registrazione, ma anche uniti all'interesse della musica per la costruzione di iniziative musicali dentro il Casale Garibaldi. Successivamente, tramite ovviamente l'intervento dell'Associazione Casale Garibaldi con l'investimento di risorse insomma minime per allestire la sala prove, è stato fatto un lavoro di allestimento che nel giro credo di un anno, attorno al 1992, ha fatto nascere di fatto il gruppo Musica, che era il gruppo sia che gestiva la sala prove ma anche appunto il gruppo che si occupava della programmazione musicale. Il gruppo Musica decide ovviamente di utilizzare la formula dell'autogestione per seguire la programmazione della sala prove, della registrazione e dell'intervento diciamo nel quartiere e nel territorio. Inizia a programmare delle iniziative a scadenza mensile nel Casale Garibaldi, e iniziative musicali, feste, incontri che dovevano dare spazio ai gruppi del quartiere ma non solo, anche ai gruppi di livello cittadino. In più nel 1995 si è deciso di costruire una rassegna, una vera e propria rassegna musicale di decine di gruppi rock all'interno del parco del Casale Garibaldi. Si chiamava Suburbia la manifestazione. E ricordo che sono stati 3 giorni di rassegna molto belli, intensi, che sono stati attraversati da tantissimi gruppi, appunto non solo del territorio, del quartiere, ma anche di livello cittadino, ma anche nazionale. Lo scopo era quello che avevano tanti giovani nei primi anni 90, insomma, che si affacciavano all'esperienza dei centri sociali o dei centri culturali come quello del Casale Garibaldi, cioè un posto dove poter organizzare iniziative a basso costo, autogestite, di fruizione culturale, in questo caso musicale, senza dover passare insomma per le istituzioni già date, quindi una forma di partecipazione diretta alla produzione culturale. Il gruppo Musica rappresenta una delle tante esperienze di quegli anni che hanno attraversato i centri sociali o le esperienze come il Casale Garibaldi, in cui l'espressione artistica, l'espressione culturale è il terreno privilegiato in cui centinaia, migliaia di giovani e meno giovani si avvicinano a questi posti. Attraverso anche queste esperienze di cultura dal basso si riscopre un modo diverso di stare insieme, una socialità diversa, anche forse un modo nuovo di costruire forme di politica innovativa. Beh, ciao allora. Nel perimetro del casale abbiamo anche una struttura che si chiama il tendone, è una struttura molto soddisfacente perché abbiamo messo l'aria condizionata e il riscaldamento, e in questa struttura noi facciamo il tachuan, la ginnastica, il teatro, le proiezioni cinematografiche e si fa anche il ballo. Oh, qui c'è il corso di ballo. Ah, siete qui? Allora andiamo a trovare il tavolo. Watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. 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 Oh, da stamattina alle 8:20 ancora non mi fermo un minuto. Questa è storia dell'arte, ragazzi, forza. È veramente eccezionale pensare com'è nata l'idea della Università degli Adulti e della Terza Età.
Una sera alle 22:30 circa mi citofano, erano gli amici Luciano Zangrilli e Amedeo Schipani. Mi propongono la creazione di una università per gli adulti e per la terza età. E lì per lì io sono stato un po' a disagio, pensando a tutto quello che si doveva fare per creare questa cosa. Poi ci siamo divisi i compiti, la cosa ci è sembrata buona, anche per il casale soprattutto. E abbiamo pensato, e ne è anche il logo l'esempio di questo, che moltissimi di queste persone che frequentano, sono quasi tutti ormai pensionati, tranne alcune discipline dove ci sono i giovani, coloro che durante la loro vita non hanno potuto coltivare un hobby, un interesse specifico, noi abbiamo dato l'opportunità anche di completare la loro cultura nel campo specifico. Inaugurammo questa università il 5 novembre del 1992. E era una grande sorpresa per noi, non si sapeva come avesse potuto proseguire, se non che abbiamo avuto 180 iscritti e questo ci ha dato conforto, perché voleva dire che c'era una necessità nel quartiere. Io, lo sai, insegno archeologia e storia romana, ho 85 allievi, ormai sono anni che vado avanti in questo modo e devo dire che anche le altre discipline sono molto seguite e sono anche con entusiasmo seguite. Dopo questi anni abbiamo allargato il numero delle discipline che si insegnano, i professori sono tutti molto in gamba, i professori sono più, diciamo così, dei volontari, perché poi a fine anno c'è una sorta di rimborso spese. L'università è quella che poi alimenta le risorse del casale, perché non abbiamo altre risorse, non ci sono contributi di alcun genere. Ad un certo momento ho pensato che potevamo creare una sorta di cenacolo culturale in questo bellissimo casale e allora pensai appunto di fare delle presentazioni del libro, ma non le tradizionali, tant'è che poi la chiamammo questa iniziativa a conoscere l'autore. Ho parlato al plurale perché tra gli allievi di archeologia e storia romana ho scelto delle persone che come tonalità di voce, come impostazione di voce, anche come senso di animazione delle letture mi sembravano le più appropriate. Conoscere l'autore, spesso ci viene mentre leggiamo un libro l'idea di vedere l'autore, colui che ha scritto, conoscere i suoi caratteri somatici, come parla, cosa. E quindi questo è quello che mi ha portato a fare questo tipo di presentazione. E così in 15 anni abbiamo presentato oltre 100-115 personaggi. Una cosa li ha accomunati, oserei dire tutti, arrivano al casale e si sciolgono. Forse perché trovano un ambiente particolare, forse capiscono che noi siamo dei ruspanti, non siamo i mostri sacri, forse questa cosa li rende straordinariamente aperti. Turi Vasile venne qui, fece una serata stupenda, poi quando salimmo per fare questo picnic che offriamo noi con le torte, i dolci fatti dal gruppo di Conoscere l'Autore, si commosse, si mise a piangere, dice perché io una cosa così non l'ho mai vissuta. L'associazione Il Ponte è nata su iniziativa di un gruppo di genitori con figli disabili. È sorta circa 10 anni fa e mira all'integrazione e all'affermazione dei diritti dei disabili. L'obiettivo della nostra associazione è portare i ragazzi al raggiungimento di una vita autonoma e di una vita indipendente. Noi abbiamo varie attività, la storica è quella del laboratorio teatrale che ormai è in essere da 6 anni. I ragazzi praticamente sono diventati dei giovani attori, hanno rivelato delle buone capacità di recitazione. Noi siamo inseriti in questo casale e siamo fondamentalmente convinti che dare la nostra opera per il casale sia di buon auspicio anche per l'attività culturale che si svolge qui.
qui in sede. Il casale è molto importante perché ha dato spazio ai disabili, è molto attento ai problemi dei disabili, quindi loro qui hanno trovato un ambiente accogliente. Nel quartiere questo è un centro molto importante perché dà modo proprio di far conoscere le persone, dare la possibilità di conoscere varie attività culturali, anche ricreative poi in fondo. E quindi per il quartiere è un punto di riferimento molto importante. Questo comitato di quartiere, che è sorto alla fine degli anni 90, si era preposto come obiettivo quello di ottenere la riqualificazione di Largo San Gerardo Maiella e di cambiare il nome, di trovare un nuovo nome per il quartiere, che Caserino 23 a tanta gente non stava bene. Poi abbiamo preso questa attività, abbiamo iniziato, abbiamo ottenuto il risultato della piazza con qualche problemino, ma insomma l'abbiamo ottenuto. E poi veniva una cosa logica entrare nel consiglio direttivo del Casale Garibaldi, perché il Casale Garibaldi è comunque stato sempre un punto di riferimento del quartiere. Credo che sia veramente un esempio unico nella città di Roma, dove la gente può venire a frequentare corsi culturali ma anche di attività manuali e quant'altro. Il comitato di quartiere in effetti è entrato abbastanza di recente nell'associazione culturale Casale Garibaldi, ma con grande entusiasmo. Abbiamo collaborato a una serie di iniziative e adesso per il ventennale stiamo collaborando per la realizzazione di questa iniziativa, che avrà inizio adesso, anzi è già iniziata, e proseguirà per tutto l'anno fino alla fine di dicembre. Certamente ha rappresentato un'esperienza unica, anche provenienze diverse, anche culturali e politiche, che si sono trovate a collaborare insieme per la realizzazione di questa grande esperienza che si è rappresentato il Casale Garibaldi. È stata veramente, credo, una cosa non comune. Partecipazione. La solidarietà. Protagonismo sociale. Partecipazione. Con la gente, tra la gente, insieme. Stimolo. Obiettivo raggiunto. Utile. Amicizia. Incontro. Crescita. Educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry. But then nature didn't make him that way. Charmous man, I just had.